All'inizio la difficoltà ad accettare di vivere con un cane, perché un cane costa, insomma, mantenerlo, lui aveva problemi di lavoro. Alla fine adesso è il cane che mantiene lui praticamente. Ma ce lo facciamo raccontare proprio da loro due, da Emanuele Astrologo, che è il proprietario, e da Cico, che è il cane. Buongiorno Emanuele! Ciao. Eccoli là, cos'è? Buongiorno a lei! Dove siete? Al mare? Beati voi! Dove siete? All'Isola d'Elba? Guarda che meraviglia, siamo all'Isola d'Elba. Bella, complimenti, ma perché vivete là voi? Abbiamo un assistente. Sì, nell'estate scorsa siamo venuti e quest'anno siamo tornati, perché è una meraviglia. Si sta bene, Cico poi è diventato ormai un idolo. Lo conoscono tutti, certo, ha fatto amicizia con tutti. Però io mi sono, vabbè, quando uno presenta l'ospite... È sempre, ci tende sempre, no, a imbonire un po' la situazione. Ho detto un genio, però lo vorrei vedere fare qualche cosa di notevole. Fagli fare qualcosa. Assolutamente. Ma... Guarda, lui è un aiutante. Tipo, se a volte mi capita, perdo gli oggetti, insomma, mi cadono gli occhiali. Io ho un secchiettino a disposizione. Cico, pick the glass, yes. And sense. Me li può dare, ma se sono addirittura più disattento mi ricadono. A sto punto dico, sono un imbranato, Cico, pick the glass e tip in, metti nel secchietto, tip in. Ecco, a sto punto c'ho un aiutante a tutti gli effetti. Ecco, la roba la mette, ma in che lingua gli parli, per curiosità? Che lingua era? Guarda, questo è bilingue. Lui, avendolo portato dall'Australia, ho iniziato a parlare in inglese. È in inglese. Poi però con i bambini, nei spettacoli che faccio, insomma, in strada ho iniziato a parlare in italiano, si è integrato nella nostra società e adesso praticamente gli dico, Cico, vergogna, bacini, vergogna. Come vergogna? Scava, digi. Vergogna, ci vuole sempre sta pallina. Vergogna, guarda come mi fa sudare sotto al sole. Vergognati, scemo. Scemo non vuol dire scemo, lo dico per quelli che non parlano inglese, vuol dire vergogna. No, ecco. Vieni. Per fortuna è una taglia perfetta, 20 kg, non pesa tanto. Meno male, si può ancora prendere in braccio. Senti, guarda. Ma che razza è Emanuele Cito? È un Australian Kelpie, in Italia ce ne sono pochi e ogni tanto ci capita di incontrarci con qualche suo simile, giocano che è una meraviglia. Sono cani di indole buona. Io per fare invidia a tutti quelli, sì, sono dolcissimi. Pensa, lui è dolce con i bambini, con gli animali, non ha proprio aggressività. A volte io gli faccio prendere la maglietta, guarda come si diverte, però lì lascia, lì ai bacini, è fortissimo. Ecco. Poi è un cane che si autoprotegge. Io se gli dico la parola protection, guarda che si fa. Protection! Fa tutta scena! Che anche a Baia non morde, Giancarlo. È come gli allarmi finti che ci mettono le macchine. Lampeggiano. È una sentinella. Protection! È la cosa più carina che fa invidia a tutti quelli. Protection è meraviglioso. Fa invidia a tutti quelli che hanno il cane che non gli porta la pallina, io Giancarlo me la faccio riportare così. È qui è una meraviglia. Dai, andiamo su. Vai, off. Questo glielo faccio fare solo sulla sabbia perché è morbido. Certo, così non si fa male alle zampine. Comunque ha un aspetto di un cane con cui io non vorrei litigare, però è buono, un cane affettuoso, un cane non aggressivo. È buonissimo. Capisco, tutti la storia è molto equilibrato. Tu ti sei innamorato di lui in Australia, quando tu eri in Australia lo hai conosciuto, siete diventati amici. Però non te lo sei portato. Mettiamoci un po' seduti, vieni che mi fai sudarmi. Non te lo sei portato in Italia quando sei tornato in Italia. Bravo, no, non me lo sono potuto portare immediatamente non avendo una situazione economica ottimale. Quindi sono tornato, mi sono messo subito a cercare lavoro e trovai un lavoro in questo hotel all'Argentario e appena ho preso il primo stipendio, dopo 3 mesi, pagai per farlo venire. Ero molto preoccupato in quanto a viaggiato di stiva, ma finalmente ci siamo riabbracciati. E poi purtroppo, proprio per questo legame così quasi ossessivo, ho perso il lavoro e mi sono ritrovato a Roma col cane.
È stato un po' difficile, tutti mi dicevano questo cane sarà il bastone tra le tue ruote, devi lasciarlo, mi ero rattristato molto. Vabbè, tu eri ovviamente preoccupato di rinunciare al tuo cane. In realtà è successo quello che dicevo prima, non solo non c'è stato il problema di trovare i soldi per dargli da mangiare, ma lui ha trovato i soldi per dare da mangiare a te, perché poi era lui che guadagnava per un periodo. Sì. No, assolutamente, è capitato questo. Io mentre ero al centro di Roma, a Piazza Navona per l'esattezza, a cercare, vieni qua, vai, vieni all'ombra, andiamo nella tanetta, Mentre ero a Roma a cercare lavoro con il curriculum, ci giocavo con la pallina andò a finire dentro a un tombino e ahimè il cane voleva ancora giocare, quindi ho preso il curriculum che tanto non mi serviva a nulla, ci ho fatto sta pallina e ho iniziato a giocarci, però il cane non mi piaceva tanto, allora me l'ha mollata lì a terra, io un po' insoddisfatto di una lettera di lavoro l'ho lasciata lì, me ne andai e mi sentì bussare sulla spalla, era un francese, mi diede questa carta in mano, io gli chiesi scusa ma abbassando lo sguardo vidi erano 20 euro. Io dico questo è un po' matto, e invece mi spiegò che aveva visto come giocavo con il cane e mi disse che era una cosa meravigliosa, ho detto che sembrava vedere una musica, una danza, e allora lì ho detto ma perché non mi metto a giocare col cane per le strade, così mi sono informato, ho fatto i permessi, ho detto un artista di strada, ma comunque ambivo a portare il cane a questo punto al cinema, perché fa veramente tutto, Cico, basta parlarci, e non ho mai avuto degli esodi positivi, ma e poi la strada mi è piaciuta comunque perché era redditizia, libera, e Cico è benvenuto, mi invitavo nei ristoranti a mangiare, facevo pagare 2 lire, e mi ha regalato veramente dei giorni fantastici Giancarlo, indescrivibile. Mantenuto dal cane, capite com'è? No. È stato mantenuto dal suo cane. Sì, è vero. Però... Guarda, noi un po' sete e facciamo bere un goccino d'acqua. È una bellissima amicizia, è una simbiosi proprio. Ecco, bravo Cico che beve. Sì. Ma so che lui fra l'altro, hai già detto che lui ama molto i bambini, e so che lui fra l'altro fa una cosa bella e generosa, perché viene, tu gli fai fare anche la pet therapy, cioè va a tenere compagnia, a distrarre, a divertire i bambini malati, è vero? È di una sensibilità unica, guarda, io ho riscontrato che ha proprio questa sensibilità che a me mi aiuta a guidarlo, per esempio sono dei bambini un po' paurosi, io gli dico vai a dare il bacino al bimbo, lui ci va, ma se il bambino è restio si blocca e torna da me, allora a quel punto io recepisco che devo interagire col bambino in maniera più lenta, allora a quel punto mi faccio prendere prima la pallina al bimbo, poi la faccio lasciare a terra, il cane la prende a terra, gliela dà e piano piano si crea un po' di connessione. Carino. Vieni, e sappiamo quanto sia importante la pentella per vieni, bambini che hanno determinati disturbi. Babu. Senti, ma adesso... Hai visto un cane che trattiene il respiro in acqua, guarda. Che trattiene il respiro. Io sto con la testa sott'acqua. Trattiene il respiro in acqua, guarda. Un cane sub. Sì. No, non è possibile. Ok. Guarda, che allucina, l'hai fatto. Non l'ho mai visto. Un cane in apnea. È allucinante, questo cane veramente gli manca la parola. È vero, ma un giorno parlerà. Vorrei. Prova un po' a dire go. A dire? A go. Cico, go! A dire la parola go, quindi vai, prova un po' ora. Cico. Cico. Stay. Go. Stay. Prova. Go, Cico, go. Go. Eccolo! È andata bene. Prende il croccantino al volo. È andata bene, straordinario. Bene, è un cane bellissimo ed è bellissimo il vostro rapporto ed è bellissima la vostra storia. Ribadiamo che siete all'Isola d'Elba perché è là che lavorerete quest'estate. E dico, parlo al plurale perché lavorerete tutti e due. Esatto, là, no? Sì. Come esatto. Bagnino. Io di giorno mi occuperò del... Lavorerò come bagnino, mentre la sera andiamo negli hotel come facciamo l'anno scorso e facciamo dei spettacoli per i bambini. È perfetto, perfetto, quindi sarà una bellissima estate. Io a questo punto continuerei a lavorare, se no mi cacciano via.
Sì, però dobbiamo iniziare a mettere le boe in acqua. Ah, le boe in acqua e le fa al cico naturalmente. Sì. Dico viene sempre con me perché se lo lascio a terra si dispiace. Ecco, lui va avanti, apre la strada, controlla. Ha già capito quello che succederà. Ah, bravo. Andiamo, Cico, come? Ecco, sale, una volta che il pattino è nell'acqua più alta, non ancora è imparato a spingere, ma imparerà. Carlo, vienici a trovare all'Elba! Molto volentieri, così conoscerò Cico di persona e anche te, naturalmente. Allora, bravi, complimenti a Emanuele, astrologo, e al suo Cico. È una bellissima coppia, complimenti. E allora ci vediamo all'Isola d'Elba, che è un altro posto straordinario. E a proposito di posti straordinari...